tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con un nuovo sito. Questo sito si chiama Craspire. Primissima volta che collaboro con loro. So che alcune colleghe creative hanno già collaborato con questa ditta e si sono trovate benissimo, quindi appena mi è arrivata appunto la proposta di collaborazione ho visto i loro prodotti e ho accettato di collaborare. Questo sito tratta principalmente tantissimi timbri in cera lacca. C'è anche l'opzione di creare il proprio timbro in cera lacca personalizzato e anche tanti prodotti interessanti sia per la cancelleria e sia anche per la realizzazione di pacchetti. Prima di mostrarvi i prodotti che ho scelto, vi illustro velocemente il sito craspire.com e come vedete c'è anche la possibilità di inviare la vostra candidatura per chi ha un canale YouTube. Non so se si è visto il bandierino, ma tra poco eccolo qua, YouTube Cooperation Program. Quindi se siete anche un canale più piccolo con di iscritti, potete tranquillamente inviare la vostra candidatura e vedere se loro accettano di collaborare con voi. Come vedete sul banner ci sono prodotti inerenti appunto allo scrapbooking, paint, stencil, insomma ci sono tantissimi prodotti interessanti. Tra l'altro questo era uno dei prodotti che mi interessava, ma peccato che è sold out. In pratica è il fornelletto con il cucchiaino per andare appunto a sciogliere la cera lacca e non era disponibile, quindi mi sono mangiato un po' le mani perché mi piaceva tantissimo, è stupendo, guardate quanto è bello. Quindi Craspire, se mi senti, se sei all'ascolto, mi piace questo fornelletto, quindi spero presto che sia di nuovo disponibile perché è troppo carino, il colore è spettacolare. Ovviamente sul sito ce ne sono tantissimi altri, ma questo era il mio preferito e peccato che è andato sold out. Ma comunque, come dicevo prima, ci sono anche sia i timbrini, ci sono anche gli stamp set, insomma ci sono tantissime cose personalizzate. Questo è quello che dicevo prima per andare appunto a realizzare il vostro timbrino personalizzato e poi potete decidere di realizzare diverse forme. Adesso vi mostro cosa ho scelto in dettaglio, non mi dilungo in ulteriori chiacchiere, vi lascio il link in descrizione del sito di Craspire e vi lascio anche il codice sconto che mi hanno gentilmente dato per i miei iscritti, che è appunto Giulia5, per avere 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Quindi vi lascio anche quello in descrizione. Il pacchettino è arrivato all'incirca in 15 giorni lavorativi e ho scelto esattamente 3 prodotti. All'interno c'era la packing list, aspettate che sto togliendo il tutto dalla busta. Allora, sì, eccoli qua. Allora, il primo prodotto che vi mostro ovviamente è un timbro. Questa volta ho scelto di prendere un timbro appunto che era presente sul sito con questa scritta che è appunto Made with Love, con tutta una serie di cuoricini come cornicetta ed è davvero molto molto grazioso al manico di legno. E poi ovviamente volendo potete anche acquistare soltanto la parte questa sotto del timbro e avere questo manico per tutti, così anche da ridurre lo spazio. Quindi ho scelto questo timbrino qui. Inoltre mi ricordo che se in passato dovrei avere anche un altro timbro con la G, con la mia iniziale, quindi ottimo. E poi questa sì, è la packing list per il resoconto di tutti i prodotti scelti. Poi ho scelto anche i marker, ed eccoli qua, questo è il codice del prodotto. È un set appunto formato da questi pennarelli acrilici a base d'acqua nei colori metallizzati. Un attimino che li tolgo dalla busta e ve li mostro tutti quanti. Sono uno più bello dell'altro. E questi pennarelli a base d'acqua servono appunto per andare ad evidenziare la parte in rilievo dei timbri appunto in cera lacca. I colori sono davvero spettacolari, uno più bello dell'altro. Poi ovviamente nei tutorial in collaborazione andremo appunto, vi mostrerò la loro scrivenza e la loro funzione. E sono davvero bellissimi, la punta è fine. Eccoli qua, c'è sia marrone, verde, questa sorta di blu, c'è verde, dorato, argentato, bianco,
questo lilla che è fantastico, insomma, tutti quanti base metallizzata e sono davvero molto molto belli. Quindi questi andremo a sperimentarli presto. Tra l'altro, di questi pennarelli, oltre ad evidenziare appunto la parte in rilievo della ceralacca, li utilizzate anche per un altro progettino che poi vi mostrerò. Non vi spoilerò nulla, quindi seguitemi, attivate la campanella per restare sintonizzati su tutti i video che pubblicherò man mano. Questo è l'ultimo prodotto scelto dal sito, è questo set, questo è il codice appunto del prodotto. Questo set è davvero molto carino perché all'interno sono presenti diverse cose interessanti. Tolgo dalla bustina. C'è appunto il contenitore con diverse colorazioni di cera lacca ed è un colore più bello dell'altro. Davvero molto molto belli, c'è il rosa, c'è il blu, c'è questo verde, verde Tiffany, insomma, tanti colori stupendi. Poi li vedremo tutti quanti ovviamente all'opera. Poi ci sono gli adesivi. Ci sono tre fogli, no, quattro. Sì, quattro fogli, no, cinque. Ok, so contare. Sono cinque fogli di adesivo per poter poi posizionare il vostro timbrino in cera lacca. E poi c'è anche questa mattonella in ceramica. L'ho scelta ovviamente anche per la colorazione perché è stupenda. Sul sito sono presenti anche di altre forme in altre colorazioni. Principalmente questa qui viene utilizzata per andare a realizzare il timbro di ceralacca con un bordo e con una forma perfetta. Poi vi mostrerò ovviamente all'interno del tutorial. Quindi ho preso proprio un set che contenesse all'interno già la base e poi ho scelto anche questo set perché all'interno c'è appunto anche il cucchiaino, anche se sinceramente, come vi dicevo prima, preferisco questo qui perché è molto più stilosino. Diciamocelo, vedete? Cioè, e poi fa pandanna anche con la mattonella, quindi questo qui. Spero che Craspry lo rimette di nuovo, diciamo, disponibile perché è adorabile. E poi all'interno, oltre al cucchiaino, sono presenti anche le candeline. La candela, diciamo, è intatta, e la parte fuori che è un po' ammaccatella, ma chi se ne. E sono presenti appunto quattro candeline, quindi non vedo l'ora di sperimentare con questo set. Con questa collaborazione credo di aver preso, diciamo, i prodotti utili per poter iniziare a creare dei timbri in ceralacca. Anche se non era presente all'interno di questi kit il fornelletto, non fa nulla. L'importante è avere appunto il cucchiaino per poter andare a sciogliere appunto la ceralacca. Quindi ho anche il modo per poterli personalizzare con questi marker, quindi seguitemi per i tutorial per poter vedere cosa andrò a sperimentare con tutto questo materiale scelto appunto dal sito di Craspire. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!